Buon pomeriggio a tutti, amici facci di sport. Ben ritrovati su Meldarino Sport Channel. Io sono Alessandro e siamo qui per parlarvi del GP Leuven del Etias Cross di Ciclocross. Partiamo subito con una breve cronaca della gara femminile che ha visto una partenza razzo, a sorpresa, della francese Perrin Cluzel La francese riesce a fare tre giri in testa in solitaria, riuscendo a prendere quasi 20 secondi di vantaggio sulle altre eh, rivali. Uh, sul forcing però dell'Alvarado nel quarto giro viene ripresa e staccata. Si forma dunque un quintetto tutto olandese, tutto neerlandese in testa alla gara con la campionessa del mondo Alvarado, la Bezema, la Wurst, la Brand e la Bakker che però faceva un po' ad elastico insomma ogni tanto si staccava ogni tanto rientrava quindi era un po' al uh, gancio. All'ultimo giro arriva il forcing della Bezema, della Powell's che riesce a prendere qualche metro di vantaggio anche grazie alla scivolata di Lucinda Brand. Ma nel tratto con gli ostacoli, nel tratto dei salti artificiali, riesce a rientrare la campionessa del mondo Céline del Carmen Alvarado, che riesce a riportarsi appunto sulla Bezzema. Eh, riescono a prendere circa un, due secondi di vantaggio. Che però, essendo il tratto appunto dei salti intorno a fine giro, permettono alle, alle due olandesi di andarsela a giocare. In volata non c'è storia, domina la campionessa del mondo Céline del Carmen Alvarado, l'olandese di origine eh, dominicana, che vince la sua quarta vittoria. La Betzma, che pareva un po' stanca, dato che negli ultimi giri ha forzato parecchio per cercare di staccare le rivali, eh, si accontenta della seconda posizione. Eh, per quanto riguarda la terza posizione va a Lucinda Brand, poi Annemarie Wurst e appunto la Bakker in quinta posizione con la Clusel molto più staccata. In sesta posizione. Dunque, quarta vittoria per Celine Del Carmen Alvarado, la campionessa del mondo dell'Alpes Infinites. Per quanto riguarda la gara maschile, invece, partenza razzo fin da subito di Svek e Thunarz. I due riescono a fare subito una grande differenza e praticamente eh, diventa una gara di coppia perché nessuno riesce a rientrare. Infatti, nel secondo giro si forma una coppia di inseguitori con Van Turnaut e Iserbit. Eh, Michal che eh, lavora per il suo compagno di squadra Iserbit, eh, il campione europeo, che però sembra averne molto di meno. Tant'è che nel quinto giro è proprio Van Turnaut a staccare Iserbit, Iserbit che viene, verrà poi ripreso da un gruppetto con Camp, Van de Put, Bastens e Sut. Um, a quel punto, appunto, eh, Van Turnaut aveva circa 25 secondi di distacco di, di dalla coppia di testa con Tun Tunarz costretto a tirare praticamente tutto il tempo, dato che Svek, campione belga, è compagno di squadra alla, Paus alla Powell sausen di Vanturnott e Iserbitt, quindi eh, decide di sfruttare questo vantaggio tattico per non tirare e lasciare tutto il carico del lavoro sul corridore della Telenet eh, Fidea Lions. Eh, Turnhout però riesce a guadagnare pian piano giro dopo giro, riportandosi addirittura a 10 secondi. Ma non basta perché nell'ultimo giro arriva il forcing di Thun Arts che prova in tutti i modi a staccare Svek. Comunque una grandissima prova di Thunarz che ha tirato tutto il tempo da inizio gara fino alla fine è stato costretto a tirare tutto il tempo con Svek a ruota. Alla fine se la giocano in volata dove ovviamente data la freschezza Svek ha la meglio. Dunque seconda vittoria consecutiva per il campione belga della Powell-Sausen con la seconda posizione di Thunarz della Telenet. Terza posizione per un altro eh, Powers, ovvero appunto Van Turnaut, che chiude alla fine a intorno ai 25 secondi, mentre intorno ai 33-35 secondi un gruppetto guidato dal campione europeo Eliaserbeat, sottotono quest'oggi, eh, ci si aspettava qualcosa di più per lui che probabilmente appunto con la mancanza di Van der Poel e di Van Art è eh, il, il più forte, ma quest'oggi appunto non è sembrato in grandissima condizione. Quinta posizione per Lars van der Aar, autore di un'ottima un rimonta. Dopo una fase iniziale veramente pessima, come suo solito praticamente. Poi sesta posizione per Sutte della Groupens con il suo compagno di squadra settimo eh, Bastens. Ottima posizione eh, con l'ottava posizione per il giovane Van de Put della Alpes Infinites. Un altro giovane Ryan Camp, nono eh, per la Powershausen. E chiude la top 10 molto più staccato. Kinten Hermans che guida un gruppetto con anche Mösen Dunque eh, vittoria per Svek Seconda stagionale, seconda consecutiva Dopo aver conquistato in settimana, mercoledì Il Jarmart Cross di eh, Nils Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto Vi invito a lasciare un commento, un mi piace, iscrivervi Seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram E noi ci vediamo a un prossimo video